È cominciata la finale mondiale degli 800 stile libero. Gregorio Paltrinieri in corsia numero 1 perde subito qualcosa al tuffo, del resto lo start non è sua caratteristica migliore, non è sua caratteristica principale, ma è da qui in avanti che Gregorio Paltrinieri deve fare il super Greg del mezzo fondo che noi conosciamo. In corsia numero 3, partenza molto aggressiva, prima vasca super da parte di Lucas Martens, che cerca in qualche misura di provare a cogliere di sorpresa sul primo passo gara gli avversari. 25-83, il passaggio è 50, Gregorio Paltrinieri in sesta posizione, in seconda, manco a dirlo, c'è subito lui, Samuel Short, staccato di 35 centesimi. Un Martens che è esploso l'anno scorso con dei risultati revoanti durante la stagione, parzialmente solo il riscontro durante il Mondiale di Budapest, qua un terzo posto nei 400 con un buon crono da 3.42, ottimo anche il suo atteggiamento in batteria negli 800, qua aggressivo. Qua sono molto aggressivi, si nuota lisci, si nuota via sotto i 29 secondi per effettuare la vasca di ritorno. 28-27 Lucas Martens, 54-10 il passaggio ai 100 del tedesco, quando saranno passate altre due vasche al di là di quella che è la posizione di tutti i nuotatori. Sarà interessante capire qual è il passo gara di Gregorio Paltrinieri, se è un passo gara che conosciamo bene, quello del Paltrinieri migliore, si può fare tutto, si può recuperare qualunque distacco, altrimenti diventa tutto più difficile. Una Greg che ora però accusa 1.85 di distacco sempre da Lucas Mertens, che continua a nuotare 28 passo così come Samuel Short. Sì, sta nuotando un passo importante, una tattica abbastanza impegnativa per tutti, un po' probabilmente hanno imparato anche da Paltrinieri nel passato, e soprattutto stanno mettendo in acqua una controffensiva che non guarda in faccia nessuno, che li porta a girare a 1.51 ai 200, che è un passaggio estremamente pesante, tanto che l'1.53 di Paltrinieri è relegato in sesta posizione a 4 metri di distanza. Continua a perdere per ora Gregorio Paltrinieri, passaggio pesante, ma passaggio che rischia di presentarti il conto, quello di Martens e Short, se non hai calcolato bene le energie, se non hai calcolato bene il carburante che è nel serbatoio. 28.8 per il tedesco, 28.7 per l'australiano, che si è riportato sotto e adesso prova ad insidiare Martens per prendere la testa della gara. Non ci riesce ancora, 3 centesimi soltanto separano i due. Il passaggio 250 di Paltrinieri, 2.23.07, è salito con i tempi Greg, 29.48, quasi un secondo in più rispetto a Martens e Short. Sì, e l'ha isolato in corsia 1, la corsia che gli ha regalato tantissime soddisfazioni sia all'Olimpiade di Tokyo sia al Mondiale dell'anno scorso nei 1500, ma il distacco ai 300 metri, il numero di atleti davanti a lui segnano più di un campanello d'allarme. È una gara in cui Paltrinieri farà molta fatica e dovrà trovare qualche miracolo per risalire nelle posizioni del podio, perché così ai 300 metri si potrebbe già dire gara chiusa. Ci vuole molto sangue freddo per Gregorio Paltrinieri e soprattutto bisogna non farsi prendere dal panico. Chiaro, se si ha un po' di carburante da spendere, da bruciare, 2.52.52 per Greg per quello che riguarda Martens, 28.98. Adesso sono saliti anche i tempi di chi gareggia al centro della vasca, mentre Paltrinieri nuota sempre sui parziali che ha messo giù, tranne adesso però che sale sopra il 30, e questo non è un bel segnale però. No, questa suona proprio a resa, questo 30 e 36 suona proprio a resa, non siamo abituati a vederlo nuotare su questi ritmi, neanche nelle distanze più lunghe. Romanchuk, anche lui abbastanza disperato in corsia 7, che cerca in qualche modo di rimanere appeso a un treno composto dai tre davanti, dai due inseguitori Wiffen e niente poco di meno che il campione olimpico Bob Fink in corsia 2. Per Paltrinieri si scivola all'ottavo posto, una gara che è sostanzialmente chiusa. Paltrinieri scivola via, scivola in ultima posizione, un Greg che prova ad avere un sussulto nel 50 precedente, scende sotto i 30 secondi, ma siamo a metà gara e ci sono 8 vasche da nuotare con prospettive di rimonta praticamente impossibili, mentre Martens scende nuovamente sotto i 29 secondi, è lui che dà più filo da torcere a Short. Bene però anche Afnaoui, che si è riportato sotto ai primi due, poi Whitman che conferma una condizione eccellente, mentre Romanchuk annaspa, così
come Annaspa Guilherme Costa con Fink, che invece è nella terra del forse ce la faccio a tornare sotto, forse no, un nodo che verrà sciolto nelle prossime due vasche. Da avanti a Fnaoui ora 4:45:20, ha cambiato passo il vice campione del mondo dei 400 stile libero e campione olimpico sempre di quella distanza. Sì, riesce a virare un po' meglio degli altri, a uscire con un filo di velocità, cosa che Short assolutamente non va a ricercare, e riparte sostanzialmente da fermo a ogni uscita di virata. Short sempre la sua bracciata abbastanza corta, nessuno degli atleti al comando, fatta eccezione per il tedesco in corsia 3, sta utilizzando le gambe, e questo lascia presagire un ulteriore incremento di velocità degli atleti in 4 e in 5 negli ultimi 100 metri. Ma attenzione, che sta salendo anche un Bob Fink, che è stato estremamente attento a non perdere contatto e che adesso si sta avvicinando, e lui al finale più micidiale di tutti. Avevamo presentata come una gara pazzesca, e di gara pazzesca si tratta. Peccato però per l'Italia che Gregorio Paltrinieri sia fuori dalla bagarre, staccatissimo. Oramai per Greg è game over, non c'è più alcuna minima possibilità di recuperare e di tornare a giocarsi una medaglia. Chi se la va a giocare invece è Bobby Fink, che prova a rientrare anche Daniel Whiffen, più staccato rispetto allo statunitense, campione olimpico e campione del mondo in carica, ma ci prova anche lui. Adesso su questo lato vasca Lucas Martens vede sbucare improvvisamente da paura la cuffia di Bobby Fink. Ma fatta eccezione per l'incredibile gara di Roma nel 2009, non si è assolutamente mai immaginato un 800 di questa caratura. Stanno notando a ritmi mostruosi, per dire, Paltrinieri, che ha la sesta prestazione del mondo a 7:39, lo stesso Torp 7:39:16, oggi verranno cancellati da diversi atleti. Suono della campanella, siamo alle ultime due vasche con Martens, Short, Fnaoui che virano praticamente appiccicati, un pochino più indietro Bobby Fink, che adesso però cerca un guizzo, cerca di cambiare marcia ancora ulteriormente, se è mai possibile, perché aveva avuto un bel cambio del passo gara in prossimità delle ultime quattro vasche. Adesso anche Short cerca di sprintare, allunga, porta con sé Fnaoui che gli dice: amico, io non mollo, per vincere te la devi sudare hai fatto nei 400. Short davanti, poi Fnaoui, cala un pochino Martens, anche lo stesso Fink adesso non ce la fa ad avere il passo di Samuel Short e di Hamed Fnaoui. Australia contro Tunisia, adesso è proprio Fnaoui che cerca di sferrare l'attacco finale, c'è un Bobby Fink pazzesco in corsia numero 2 che cerca di sbriciolare la resistenza di Martens. Invece per quello che riguarda il gradino più alto del podio c'è un nuovo campione del mondo ed è Hamed Fnaoui, che timbra uno spettacolare 7:37:00, poi Short, il potenziale favorito della vigilia, si accomoda dietro in terza posizione, terzo gradino del podio, Bobby Fink 7:38:67, sono tutti i tempi per le tre medaglie da sotto 7:40, pazzesco, mentre Gregorio Paltrinieri, aspettiamo l'ufficialità, 7:53:68, oggi Gregorio non ce l'ha fatta a fare meglio di così. No, e ci voleva una gara molto più veloce di quanto non sia mai stato nuotato. Un Paltrinieri che si è arreso pressoché subito, che ha mantenuto, è l'unica cosa che può in qualche modo tenere sul palmo di mano il record europeo di pochi centesimi nei confronti di Martens, che ha chiuso addirittura in quinta posizione. No, 7:39:19 Whiffen. Giusto, hai ragione, perde anche il record europeo in una gara di un livello spaventoso, in cui i primi tre atleti si infilano in rispettivamente terza, quarta e sesta prestazione di sempre al mondo, la migliore in tessuto mai nuotata per Fnaoui, bravissimo, ma fantastico anche Short, e niente da dire su Fink, su Whiffen, su Martens, gara mai vista, dimensione enorme, tutti i record continentali, Short, Fink, Whiffen, record dell'Oceania, dell'America, record europeo 7:39:19, che toglie il primato a Gregorio Paltrinieri per pochi centesimi, 7:39:27. Ascoltiamo Gregorio, che è arrivato in zona mista da Elisabetta Caporale. The last race for 400, just keeping in mind and just trying to go faster than 800. Paltrinieri che c'era oggi.